Buonasera amici di TV12, ben ritrovati ad una nuova puntata di FVG Motori, la nostra rubrica che parla del motorsport che si svolge in regione dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Iniziata la stagione per quanto riguarda Trial Nazionale e Speedway Nazionale, proprio qui in Friuli nel precedente fine settimana, ed è iniziata anche la stagione triveneta del rally con il rally bellunese. Weekend davvero con tantissime gare prima della pausa pasquale. Iniziamo dal trial a Tolmezzo. Vediamo quindi com'è andata la prima prova del campionato tricolore organizzata al Motoclub Carnico. L'allenamento collegiale un mesetto fa più o meno. Non è mancato lo spettacolo round di apertura del campionato italiano di trial andato in scena a Tolmezzo. 90 i piloti in gara che hanno battagliato per l'intera giornata tra gli ostacoli naturali delle 12 zone di gara affrontate per due volte da parte dei piloti sul percorso allestito dal Motoclub CAR. A trionfare nella classe regina, la TR1, è stato Matteo Grattarola, il pilota della Valsassina, in sella alla spagnola Vertigo, ha chiuso la gara con solamente una penalità, forte dei suoi 13 titoli tricolori conquistati in carriera e della vittoria nel 2022 di una gara del campionato del mondo, trionfo che mancava ai colori azzurri dal 1994. Seconda piazza per il lecchese Luca Petrella su Gas Gas con 20 penalità, mentre ha chiuso al terzo posto Gianluca Tournur sulla Sherco con 27 penalità totali. In classe TR2 la graduatoria è stata conquistata da Gabriele Saleri su Beta, autore di una prova con 10 penalità. Settimo posto per il friulano Giacomo Brunisso, su Beta il pilota di Pagnacco, passato al Motoclub Gaerne. Dopo un primo giro con alcune sbavature, ha rimontato diverse posizioni dimostrando che il podio non è lontano. Buona esperienza per il pilota di casa Gabriele Agostinis che dopo l'esordio in TR2 nella passata stagione ha continuato a prendere confidenza con la nuova categoria. A raccogliere gli applausi del tifo di casa anche i fratelli Adam e Luca Craigero del Motoclub Carnico. Nelle altre classi, Alessandro Amè ha conquistato la TR3 125, Daniele Tosini la TR3, mentre la vittoria in TR3 Open è stata appannaggio di Emanuele Gilardini. Gabriele Pardini, invece, si è aggiudicato la classe TR4. Tra le donne non c'è stata storia, con Andrea Sofia Robino, che ha vinto nettamente la categoria femminile A. La cittadina carnica ha ospitato anche la prima tappa stagionale del campionato italiano di mini trial, con 40 giovanissimi piloti a battagliare tra le varie categorie. Una bella giornata di sole ha favorito l'affluenza di un numeroso pubblico che ha assistito ad una spettacolare gara nelle zone allestite a ridosso del centro cittadino. Grande soddisfazione per il Motoclub Carnico del presidente Emanuele Prisco per i tanti complimenti ricevuti da parte di appassionati piloti e addetti ai lavori per la gara che è stata organizzata. Ed ora testa al trio delle nazioni del 2025, il Mondiale a squadre, obiettivo dichiarato dal coordinatore della manifestazione, Walter Marcone. A fine gara abbiamo sentito la voce di alcuni protagonisti, tra cui in particolare Giacomo Brunisso, che è il pilota di punta della specialità in Friuli Venezia Giulia, ma anche altri. Sentiamo. Iniziato molto bene quest'anno con una gara di un ottimo livello tecnico, con tanti partecipanti, tutte le classi molto combattute e quindi devo dire che siamo partiti con il piede giusto e sono soddisfatto anche in particolare del risultato dei vari talenti azzurri che si sono ben distinti e insomma hanno messo a frutto il lavoro di questo inverno. La partecipazione è stata molto buona e soprattutto abbiamo notato un lieve aumento del campionato italiano mini trial che è molto importante, ci fa ben sperare per il futuro. E poi devo dire che qua c'è sempre tanto pubblico, quindi anche questo segno che il Motoclub lavora molto bene anche dal punto di vista della comunicazione e anche dei servizi offerti sui campo di gara. Secondo me ci sono tutti i presupposti per portare quella che è la massima competizione internazionale qua a Tolmezzo e quindi sono sicuramente fiducioso perché Motoclub,
quest'anno, due anni fa al mondiale, ma anche in passato, insomma, ha sempre dimostrato di essere al top a livello organizzativo, e quindi spero proprio che arrivi questa gara importantissima fra due anni. Ma la gara è andata alla grande, ho avuto delle ottime sensazioni con la moto, col team, è andato tutto alla grande, tutti hanno lavorato alla perfezione dall'inizio alla fine, e questo mi ha permesso di vincere la prima prova del campionato italiano qui a Tolmezzo. Sono veramente contento per come ho guidato, perché in tutta la giornata ho commesso solo una sola penalità, questo è molto importante, soprattutto mi dà molta fiducia per il seguire della stagione, che non sarà facile con tutte le prove del campionato del mondo indoor-outdoor e il campionato italiano. Quindi è iniziata bene, quindi cerchiamo di continuare su questa strada e di cercare di replicare o migliorare i risultati che sono stati fatti nel 2022 anche per la nuova avventura con Vertigo, quindi andiamo avanti e lavoriamo. Ma sicuramente Tolmezzo per me mi ha sempre portato molta fortuna, già dal campionato italiano al campionato del mondo, dove ho avuto il mio primo podio mondiale, è stato proprio qui a Tolmezzo, e da lì, diciamo, è stato un susseguirsi di risultati che sono molto positivi, e appunto l'anno scorso poi ho concluso l'ultima tappa del campionato del mondo a Ponte di Legno, dove sono riuscito dopo 25 anni a vincere una prova, quindi sono molto soddisfatto. Quest'anno sicuramente si parte con l'obiettivo di migliorare, non sarà facile, però ce la mettiamo tutta. Buonasera a tutti, le mie sensazioni positive, abbiamo appena concluso la gara con le premiazioni, devo dire che per un'altra volta Tolmezzo si è dimostrata capitale del trial nazionale. Devo dire che questa prima prova di italiano, svoltasi qui a Tolmezzo con un piccolo interessamento del territorio di Amaro, ha dato le aspettative che i piloti di tutte le categorie cercavano. La giornata ci ha assistito, quindi non c'è stata pioggia e quindi il percorso non è stato reso viscido, e quindi ritengo che, come dicevo, che il risultato agonistico e le aspettative anche del pubblico ci siano state. Anzi, dirò di più, fino a un momento fa e anche tuttora nel paddock c'è ancora gente, la giornata è bella e devo dire che il pubblico sente il trial, e questo per noi del motocross carnico è comunque un vanto. Ringrazio senz'altro le amministrazioni che da sempre ci sostengono e tutti i volontari del motocross carnico che da sempre ci supportano, che senza di loro sarebbe impensabile, ripeto, organizzare questo tipo di manifestazioni che vanno a servire territori, che vanno a servire viabilità, che vanno a servire praticamente trasferimenti aperti al pubblico. Quindi un ringraziamento a tutti, nessuno si è fatto male, la prima di campionato. Voto 10. Beh, allora la gara è andata bene, peccato un po' per il primo giro, perché ho fatto abbastanza penalità. Nel secondo mi sono migliorato e di questo sono contento, perché ho quasi dimezzato il punteggio. E niente, devo migliorare sul primo giro per partire un po' meno teso, un po' meno macchino nei movimenti, e riuscire a partire meglio, così anche il secondo giro poter spingere di più e magari puntare anche a qualche posizione in più. Sì, nuova moto, perché mi è arrivata l'altro mese la Beta Factory 300 sempre, e se è una buona moto, sono contento, anche perché non devo cambiarla durante l'anno. E invece per quanto riguarda il motoclub, sono contento perché ho trovato un motoclub che mi dà una mano, e è un buon motoclub e spero di portare in alto i loro colori. Al via anche la stagione dello Speedway, come avevamo detto, si sono disputate in Friuli a Terenzano le prime due prove del campionato tricolore. Vediamo com'è andata sull'ovale gestito dal Motoclub Olimpia. È iniziato sotto il segno di un illustre ex il campionato italiano di Speedway. Nicola Scovatti, passato durante la stagione invernale dal Motoclub Olimpia al Motoclub Lonigo, ha vinto le prime due tappe della serie tricolore, partita dall'ovale di Terenzano. L'italo-argentino, che ha scritto la storia del sodalizio friulano, non ha concesso sconti agli avversari e ha dimostrato di volersi vendicare sportivamente del terzo posto conquistato nella serie nazionale del 2022. Come dire, per lo scudetto dovete battagliare nuovamente con me. Ha invece reso sotto le aspettative il campione italiano uscente Michele Paco Castagna, che non più tardi dello scorso mese sulla stessa pista aveva vinto un'importante gara internazionale. Il portacolori del Motoclub Olimpia ha infatti completato al quinto posto la prima gara, dopo essere stato squalificato nella tredicesima manche per un contatto irregolare con Vicentini.
mentre nella seconda prova ha completato al secondo posto dietro a uno scatenato Covatti, plurivincitore del campionato italiano in passato. Quest'ultimo è risultato davvero imprendibile per tutti e già comanda con ampio vantaggio la classifica del trofeo tricolore, con Castagna già costretto a inseguire. Sfortunato invece è risultato essere l'altro portacolori del Motoclub Olimpia, il vice campione italiano Daniele Tessari. Il veronese, che era al via con grandi ambizioni, nel corso della seconda manche ha patito un infortunio nelle batterie ed è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura al braccio. Peggio di così, per lui non poteva cominciare il 2023. I prossimi appuntamenti col campionato nazionale si terranno a Lonigo il 15-16 aprile, esattamente dopo la pausa pasquale. Castagna sarà chiamato a rifarsi e a far sì che Covatti non vada in fuga già dopo la prima metà del campionato, che dopo le prove in provincia di Vicenza tornerà a ottobre per il gran finale con la quinta, la sesta, la settima e l'ottava tappa, che si disputeranno a Lonigo e a Terenzano. Le interviste raccolte a fine gara da parte del nostro Luca Ursig, che ha parlato con i protagonisti della due giorni di Terenzano, che ha dato il via al campionato italiano tricolore. In compagnia di Nicolas Covatti, freschissimo vincitore delle prime due tappe del campionato italiano di Speedway, tuo primo ritorno dopo 10 anni qui al Motoclub Olimpia, primo ritorno da avversario, possiamo dirlo, e ti sei aggiudicato entrambe le tappe. Sì, ciao a tutti. Sì, questa è una sensazione un po' strana perché ho vissuto qui tantissimi anni come pilota del Motoclub Olimpia. E questo anno abbiamo deciso di fare un cambiamento di club, che comporta la parte di licenza, però ovviamente contento perché abbiamo avuto sia sabato che domenica un'ottima prestazione e siamo molto contenti. Penso emozionante anche se raccolto dai tuoi ex tifosi, possiamo definirli così, ti hanno applaudito molto anche a fine gara, per cui che sensazioni ti porti a casa e che incoraggiamento ti dà guardando al prosieguo della stagione? No, è molto bello perché sì, anche se non sono un pilota da casa, è quasi come se lo fosse, perché veramente tutti i tifosi sempre hanno accompagnato e questo fa molto piacere. E, ovviamente che c'è sempre rivalità, però la gente porta anche rispetto a tutti i piloti, questa è una roba molto bella. E niente, adesso siamo contenti perché abbiamo cominciato con gli ottimi risultati il campionato, perciò adesso bisogna concentrarsi per le prossime gare. Tra 15 giorni giocherai in casa, quali sono i prossimi obiettivi della tua stagione? No, sì, adesso intanto ci prepariamo per Lonigo, per le prossime due campioni italiano. E lì sappiamo che Paco va fortissimo. Abbiamo visto all'inizio di marzo una gara che abbiamo fatto internazionale, che Paco veramente andava come un aereo e bisogna concentrarsi su quello perché sicuramente sarà è il pilota a vincere. Ha migliorato moltissimo, ha fatto una ottima esperienza in Argentina. E lui penso che a Lonigo piace molto perché veramente sta andando forte, perciò ecco, devo concentrarmi su quello, migliorare le cose che ho sbagliato sulle ultime gare a Lonigo e niente, speriamo di divertirci. Tanto congratulazioni e buon prosieguo. Grazie mille, saluti a tutti, grazie anche ai meccanici e a tutta la gente che ha accompagnato in questi weekend, grazie. Michele e Paco Castagna, prime due tappe del campionato italiano, aperto qui in casa sul circuito di Terenzano, quali sono le tue impressioni? Ma sicuramente abbiamo iniziato un po' male le prime due gare, speravo di cominciare un attimino meglio, sono state due gare molto difficili, ieri mi ha compromesso un po' la gara l'esclusione dalla batteria con Vicentini in cui ci siamo toccati, sta fuori dalla finale sicuramente non aiuta per i punti in campionato, oggi abbiamo messo tutto quello che avevamo anche per arrivare in finale con dei buoni punti e arrivare con un buon piazzamento, un secondo posto che comunque è molto migliore di quello di ieri, quindi sicuramente c'è del lavoro da fare, però molto meglio di ieri, quindi torniamo a casa con tante cose a cui pensare, ma soprattutto con una lunga stagione davanti, quindi ci penseremo a tempo debito.
A trionfare in entrambe le tappe il tuo ex compagno di squadra, cosa ha fatto la differenza per questo suo successo secondo te? Ah, sicuramente io continuo a migliorare di anno in anno, continuo a imparare cose nuove, si vedono in pista, sicuramente anche delle moto che vanno molto molto bene, l'abbiamo visto sia ieri che oggi, quindi noi abbiamo del lavoro da fare per riuscire ad arrivare a un passo un attimino migliore del suo, e anche a livello personale, allenamento, continuiamo a mettercela tutta, però ripeto, sono 8 tappe, quindi il campionato è molto lungo, può succedere ancora di tutto e finché la matematica mi tiene dentro io sono uno dei possibili vincitori del campionato e quindi ce la metteremo sempre tutta fino in fondo. Complimenti a lui e a tutta la sua squadra, ma torneremo più forti, penso. Un pensiero anche al tuo compagno attuale di squadra, Tessari, che è uscito purtroppo anzitempo, un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la competizione. Cosa sai qualcosa di lui? Si sa qualcosa delle sue condizioni? Sì, non si sa ancora che tipo di frattura, però sicuramente c'è qualche problema nel braccio. Gli mando ovviamente i miei migliori auguri, sono il migliore amico che ho dentro qua i box, quindi vedere le persone che a te care che si fanno male in una gara insieme a te, sicuramente quello ha compromesso un po' metà gara anche a livello mentale, però abbiamo cercato di rimetterci dentro, abbiamo dato tutto, quindi sì, sicuramente diamo tutto il migliore e il maggior supporto possibile a Daniele, che torni presto. Grazie. Grazie a tutti. E non possiamo non soffermarci anche sui risultati degli Under 21. Siamo in compagnia di Matteo Boncinelli, al suo esordio nel campionato italiano di Speedway, sia ieri che oggi a podio. Due secondi posti che penso facciano ben sperare per il futuro, ma lasciano anche un po' di amaro in bocca. Sì, sì, quello sempre. Sempre meglio arrivare primo, però per l'esordio va benissimo e mi sono divertito tantissimo. È un bello sport, è un bel ambiente. Tu fai parte del Moto Club Rider di Firenze, provieni dal flat track. Quali sono le differenze e questa disciplina effettivamente ti sta appassionando? Le differenze sono molte, soprattutto sulla velocità dei mezzi e su anche la ciclistica e su come è fatta l'intera moto. Però sono due belle discipline, anche se diverse, però mi divertono molto. Quali gli obiettivi guardando al prossimo futuro? Beh, sicuramente quest'anno sono vice campione del mondo di flat track e punto alla vittoria, e si punta anche all'inizio di una carriera sullo speed. Con il presidente del Moto Club Olimpia, Pierpaolo Scagnetti, Terenzano apre le prime due tappe del campionato italiano di Speedway. Un suo giudizio sui risultati ottenuti. Sicuramente sono stato molto contento del fatto di vedere questa grossa affluenza di pubblico che c'è stata in questi due giorni. Sono state veramente due giornate meravigliose e ringrazio tutti gli appassionati che sono arrivati qua a Terenzano. Dal punto di vista sportivo sono molto contento del fatto che comunque il nostro pilota di punta Michele Castagna è ritornato al podio quest'oggi, mentre ieri purtroppo causa un po' di sfortuna ha mancato il piazzamento in finale. Dispiaciuto d'altra parte per l'infortunio del nostro secondo pilota, il vice campione italiano Daniele Tessari, che purtroppo in questo momento è in pronto soccorso e sta dove gli stanno facendo degli accertamenti. Oggi avete un avversario ostico, il vostro ex atleta, il vostro ex motociclista Covatti, che ha trionfato sia ieri che nella giornata odierna, era lo spauracchio principale, ce l'ha fatta. Beh, sicuramente tutti si aspettavano una lotta tra Castagna, campione italiano in carica, e Nico Covatti. Nico comunque rimane un grandissimo pilota, si è dimostrato anche in questi due giorni. Prima di essere pilota è un amico, quindi da parte nostra non c'è alcun risentimento sul fatto che abbia cambiato casacca. Uno sguardo ovviamente anche ai prossimi appuntamenti, perché fra 15 giorni si tornerà in pista sul circuito vicentino, però poi qui Terenzano si prepara ad ospitare il 25 di aprile anche il campionato europeo di Speedway. Sì, infatti il 25 aprile si disputerà la prima delle svariate prove di qualifica per il campionato europeo individuale 2023. Ancora non sono stati diramati i nomi dei piloti, conosciamo solo le nazioni. L'Italia sarà rappresentata da due piloti titolari più le due riserve. Speriamo insomma che queste due gare siano piaciute al pubblico e speriamo soprattutto che si siano divertiti e che ritornino il 25 aprile. Grazie. Grazie a voi.
Partita la stagione del rally nel Triveneto, Coppa Rally di quarta zona, iniziato con il rally bellunese. Vediamo com'è andata, con accento particolare per i piloti friulani che erano al via in Veneto. È partita con rally bellunese la stagione di Coppa Rally di quarta zona. In Veneto gli equipaggi friulani hanno saputo sin da subito distinguersi. Nella gara organizzata dalla Tricime Promotor, infatti, ha conquistato il terzo al posto assoluto Filippo Bravi, il pilota udinese, navigato da Enrico Bertoldi, ha chiuso su Hyundai Eventi N Rally 2 di Friulmotor alle spalle di Nicola Sartore Paolo Rocca e di Marco Signor e di Fabio Bernardi, entrambi su Skoda Fabia Rally Evo 2. Dai vincitori, Bravi ha pagato 22 secondi, mentre la Signor si è piazzata 19 secondi e 7. Una prova di spessore quella di Bravi, vincitore assoluto della Coppa Rally quarta zona nel 2021 e secondo nella finale nazionale del 2022. Ha vinto la prima prova speciale e poi è sempre rimasto sul podio, non scendendo mai sotto il terzo posto. Ciò che contava era arrivare in fondo con un buon risultato e lui l'ha fatto, in attesa di una prova come la prossima, cioè il Rally Valli della Carnia, che sarà lui più congeniale. Ottavo assoluto e primo tra gli over 55 ha chiuso l'equipaggio formato da Claudio De Cecco e Jean Campeis, anch'esso al via su Hyundai Eventi N Rally 2 di Friulmotor. Quattro volte campione in carica nazionale tra gli over 55, anche gli esperti friulani hanno trovato sin da subito un buon feeling con la vettura, terminando nella top 10 assoluta. Alle loro spalle altri due tiri regionali, per Ufalomo, non assoluti su Skoda Fabia, Rally Evo 2, la stessa su cui hanno corso anche Alberto Martinelli ed Elena Sica, dodicesimi. Buon quattordicesimo posto assoluto e secondo in Rally 4 di Matteo De Barbe e Denis Piceno su Peugeot 208 Rally 4 che hanno chiuso a soli 2 secondi e 6 decimi dai vincitori di classe. Bellissimo successo in Rally 4 R2C invece per Matteo De Sabato e Giulia Barbiero al via su Peugeot 208. Che hanno preceduto i due pordenonesi Stefano Facchin e Stefano Lovisa, a bordo sulla stessa vettura francese. La Super 1600 ha parlato friulano, poi, in quanto hanno chiuso nei primi due posti Rudy Blufone e Matteo Bearzi su Renault Clio. I due sono stati navigati da Andrea Prizzone e Daniele Ira Chialina. In N2 terza piazza per Giuseppe Bertolutti e Franco Codromaz su Peugeot 106, mentre tra i big ritirati Giampaolo Boria con Erika Furlana al via su Skoda Fabia Rally Evo 2. All'arrivo 55 vetture su 68 iscritti, pochi quest'ultimi rispetto alle edizioni precedenti. Un calo dovuto in particolar modo alle nuove norme sui serbatoi, che hanno scoraggiato le adesioni nelle classi minori. Apriamo la parentesi invece legata al campionato di regionale di motocross che è iniziato in provincia di Pordenone a Cordenons con appunto la prima tappa organizzata dal motoclub Caneva. Avevamo raccolto delle interviste con alcuni protagonisti, la prima con Sofia Kermaz del motoclub Albatros, una ragazza che è appunto impegnata nel mini cross, quindi Andrea Cescon del motoclub Albatros che è stato il dominatore della giornata, Alessia Casasola vincitrice della classe femminile del motoclub Manzano, quindi con Cristian De Salvador delegato motocross per quanto riguarda la federazione motociclistica italiana, naturalmente comitato regionale del Friuli Venezia Giulia. Sei arrivata quarta in questa prima gara stagionale, giusto? O hai già partecipato quest'anno? No, è la mia prima gara di quest'anno. Com'è andata? Bene. Le qualifiche era un po' fangoso, però sì, era bello. Poi la prima gara non ho avuto una bella partenza, però ho recuperato. Poi sono caduto, ho perso un posto. Cosa ti piace del motocross? Il divertimento, mi piace guidare. Dall'Australia, sei nata lì ma sei venuta qua da piccola? Sì, sono nata in Australia, sì, e sono venuta qua quando avevo un anno e mezzo. E il papà ti ha trasmesso la passione del motocross? No. Cioè, lui guidava supercar, ma
No, allora saluta gli nostri i telespettatori di Udinese TV in inglese. Bye. Andrea Cescone, protagonista della prima prova del campionato regionale di motocross, primo assoluto, primo in MX2 Fast, giornata perfetta oggi, si è tolta la ruggine del motocross perché è già corso a enduro. Sì, ciao, ciao Alberto, ciao a tutti, abbiamo rotto il ghiaccio, è stata una prima prova veramente impegnativa perché la pioggia di ieri ha reso il tracciato veramente tosto, quindi molto bagnato questa mattina, poi è andato a asciugarsi, bravi i ragazzi del Motoclub Caneva insieme anche a Alessio Girolamo, insomma gestore della pista di Cordenon, sono riusciti a gestire molto bene il tutto. E io sono andato molto bene, due ottime partenze, due ottime gare con un ottimo ritmo. Io parto sempre un po' le prime gare un po' a rallentatore, però dai, siamo partiti bene, in vista dei prossimi appuntamenti siamo pronti e carichi, sappiamo dove dobbiamo lavorare e speriamo vada sempre così. Esatto, campionato italiano è il tuo obiettivo, ma hai già preso parte a quello di enduro, hai vinto la Coppa Italia, la prova di Coppa Italia a Grado. Una sì. Battuta anche su quell'esperienza che è stata più che positiva. Sì, domenica scorsa abbiamo corso gli assoluti a Grado, non era in programma di farla, ma essendo vicino a casa non potevamo non esserci. È andata molto bene, sia come tempi in generale, sia appunto perché sono riuscito a vincere entrambe le giornate l'assoluta della Coppa Italia, oltre che la mia categoria, che è la senior. E questa cosa qua ci ha dato uno stimolo in più, quindi metteremo sicuramente dentro anche qualche gara di italiano enduro. Non è detto che farò anche quel tipo di campionato là, cercando di portare a casa il titolo della Coppa Italia, quindi vediamo, dai. Work in progress. Adesso abbiamo due settimane di relax in cui ragioniamo bene dopo, però l'obiettivo principale rimane l'italiano AMA Expert, a cui punto insomma. Però. Alessia Casasola, vincitrice della categoria femminile all'ultima curva. Sì, è stata una gara abbastanza difficile. Gara 1 non sono riuscita a tenere il passo della mia avversaria, ma gara 2 sono riuscita a starle dietro e alla fine ho provato e ha funzionato. Sono contenta, abbiamo mantenuto il titolo conquistato l'anno scorso e speriamo che anche la prossima gara vada bene così. Esatto, da campionessa in carica l'obiettivo in quest'anno è confermarsi ovviamente. Sì, spero di sì, ma intanto pensiamo gara per gara e vedremo come va, dai. Altre gare a cui prenderai parte oltre la serie regionale, cosa c'è? Ho iniziato a fare il campionato Nord-Est per esperienza e poi vedremo se riusciremo a fare anche qualche Triveneto per cambiare un po'. Cristian De Salvador, delegato regionale del motocross, si è iniziato con un pizzico di pioggia, si chiude con la pioggia, però è una giornata andata bene. Una giornata che è andata bene, siamo riusciti a portarla a termine, siamo contenti perché le condizioni del fondo stamattina erano veramente impegnative e anche durante tutta la giornata è stata una pista impegnativa che ha messo a dura prova i piloti che si sono comportati bene e possiamo essere contenti di questa giornata. La partecipazione è stata buona, ma soprattutto come è andato il cambiamento deciso di disputare meno gare all'interno di una stessa giornata? È stato gradito da piloti ed è stato anche più semplice per l'organizzatore? Sì, assolutamente, per l'organizzazione è stata più semplice, infatti adesso è iniziato a piovere, siamo riusciti a portarla tutta a termine, anche con le premiazioni, due gocce durante le premiazioni, ma siamo riusciti a gestirla bene anche nonostante qualche problemino durante la giornata. I piloti sicuramente hanno corso un po' più rilassati, facendo libere qualifiche divise, e mancato un pochino di partecipazione, speriamo che vada meglio le prossime. Prossimo appuntamento, appunto, qual è? Ricordalo per gli appassionati. Adesso al momento siamo ancora un attimino in dubbio per Codroipo, altrimenti passiamo di nuovo qui a Cordenons per il Motoclub Fan. Con altre categorie ci saranno anche i challenge. È tutto per questa puntata di FVG Motori, vi diamo appuntamento sempre qui su TV12 mercoledì prossimo per un'altra puntata in cui parleremo delle gare che si terranno nel successivo fine settimana. Ci sarà tanto da discutere perché davvero è iniziata dappertutto, in tutte le specialità, la stagione, sia per quanto riguarda le quattro ruote sia per quanto riguarda le due ruote. Grazie per averci seguito.